Buongiorno ragazzi, oggi voglio fare pasta e patate, come si dice qui a sud. La farò giustamente non proprio pesante, quindi mi limiterò a soffriggere un misto, poi a versarci le patate, a soffriggere un po', a mettere un po' di tomato, in effetti, pomodoro. Quindi lo metterò nell'olio d'oliva. A friggere un po' e poi aggiungerò, diciamo, ma questo lo vedrete poi nel video, diciamo un mezzo litro d'acqua. Quindi iniziamo la ricetta. Oggi è pasta e patane alla, diciamo, salernitana, non alla, diciamo, non napoletana, perché a Napoli la fanno ancora più pesante, ma uguale a noi al finale, perché all'inizio, insieme al soffritto, loro aggiungono anche il lardo. Quindi una bomba in effetti, poi mettono, diciamo, la scorza di formaggio dentro e quindi è, diciamo, un po' più pesante. Oppure c'è chi mette la provola finale dentro. Ma questa qua è la pasta e patate classica che, diciamo, la pasta e patate che si mangia normalmente, perché mangiare tutti i giorni pesante pure fa male. Quindi la facciamo in modo normale e salutare. Però, diciamo, tipica del sud. Ecco ragazzi, ora sta soffriggendo il soffritto, ora metterò le patate. Ecco ragazzi, abbiamo messo le patate tagliate a cubetti, mi raccomando, tagliatele belle, non molto grandi perché così cuociono meglio, diciamo migliore. Quindi adesso farò soffriggere un po' di più, poi aggiungerò un po' di pomodoro, poi metterò l'acqua, ma questo lo vedrete nel video. Ecco ragazzi, ora aggiungo quel poco giusto di pomodoro. Adesso girerò tutto e farò giusto per 5 minuti soffriggere così e poi metterò l'acqua. Ecco ragazzi, ho aggiunto il mezzo litro di acqua. Ora metterò il coperchio e farò cuocere per una 25 minuti. Dopodiché poi butteremo la pasta. Allora ragazzi, è pronta la, diciamo, pasta e patata. Ora manca la pasta, però io faccio sempre una cosa di particolare: tolgo due patate, le metterò in questo piatto e le schiaccerò, perché così verrà tipo come una crema molto densa che voi vedrete al finale. Quindi io faccio così. Voi potete anche mettere la pasta direttamente lì, però io faccio così. Poi vedrete come sarà più bello pure esteticamente, sarà come una crema di patate con le pezzettine di patate dentro. Ve lo consiglio, poi potete anche buttare la pasta qui dentro direttamente. Ecco qua ragazzi che sta bollendo perfettamente e così deve stare. Quindi continuiamo ancora. Allora vedete ragazzi come aggiungendo, vedete, bello cremoso. Ora non dobbiamo solo che portare a ebollizione e buttare la pasta. Io consiglio sempre una pasta mista, in effetti, è più quella indicata per questo qua. Quindi procediamo a farlo bollire di nuovo. Ah, mi raccomando, se vedete che sta assorbendo molto e la pasta ancora non è cotta bene, aggiungete un bicchiere d'acqua di volta in volta. Quindi finché non sarà, diciamo, tirato bene la pasta al dente, e poi lasciate riposare. Quindi una volta che sarà un po' pure al dente, lasciandola riposare, la pasta poi diventerà buona. Quindi mi raccomando, perché al finale bisognerà sempre aggiungere un bicchiere o due di acqua sicuramente. Poi un'altra cosa, mettete sale quando basta per voi, quindi non dimenticatelo. E quindi iniziamo a portarlo di nuovo in ebollizione. Vedete ragazzi, ho schiacciato le patate e ora le andrò ad aggiungere qui dentro, così verrà proprio una bella pasta e patate. Ecco ragazzi, ora sta bollendo e ora metteremo la pasta. Poi darò la ricetta nel video, diciamo, per 4 persone, quindi questo l'ho fatta a tipo personale, però dopo io nel video metterò una ricetta per 4 persone. Qui ragazzi ho buttato la pasta, aggiungerò per ora un bicchiere d'acqua perché
sicuramente non basterà, però adesso metto un bicchiere. Ragazzi, ho messo un altro bicchiere di acqua e come potete vedere è terminata la cottura. Io adesso la farò riposare 5 minuti e poi la impiatterò e vedrete come è venuta. Quindi adesso la lascio riposare che così finisce di tirarsi, perché non mi piace tanto liquida, perlomeno a me. Se invece voi la volete più liquida, diciamo, la spegnete prima. A me mi piace più, diciamo, azzeccate, come diciamo noi qui. Quindi la lascio riposare un po' che si tira, diciamo, tutto il sugo un po' ancora. Ecco, ragazzi, abbiamo impiattato. Il piatto è bello denso, come potete vedere. Quindi, come sempre, ragazzi, se permettete, oggi a mangiare, se volete, anche una bella spolverata di parmigiano reggiano ci sta bene. Però dipende dai vostri gusti, anche un po' di pecorino. Comunque, ragazzi, bando alle ciance, vado a mangiare. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao!